Salve a tutti, io sono DeLonGamer e benvenuti su Mafia 2 Definitive Edition. Oggi facciamo la conoscenza di Vito Scaletta e Joe Barbaro, i due protagonisti di questo nuovo capitolo ambientato fra gli anni 40 e i 50. Iniziamo con calma, conoscendo meglio la nostra famiglia, la città e i suoi abitanti, ma tranquilli che l'azione arriverà molto presto. Sarà l'inizio di un'altra grande avventura. Buona visione! Allora faccio una piccola precisazione: Mafia 2 è un remastered, non un remake, quindi non aspettatevi la grafica di Mafia 1. Avranno semplicemente migliorato le texture del gioco uscito originariamente nel 2010. Mi chiamo Vito Scaletta. Sono nato in Sicilia nel 1925. Quel ragazzino sono io, con i miei genitori e mia sorella Francesca davanti alla porta della nostra vecchia casa. Non ricordo molto del vecchio paese, a parte fame e povertà. Poi un giorno mio padre decise che era ora di andarsene. Beh, furono molti gli italiani che fra la prima e la seconda guerra mondiale emigrarono verso gli Stati Uniti alla ricerca del cosiddetto sogno americano. Andarsene dalla Sicilia, oltre l'oceano, per iniziare una nuova vita. In America, il sogno americano, più che altro un incubo. Oh mio Dio, la casa è orribile! Cos'è sta roba? Mio padre lavorava al porto per il tizio che ci aveva organizzato il viaggio. Il lavoro gli riempiva la schiena e i pochi soldi che ricavava si riscolava. Ovviamente, mi par giusto. Al diavolo se la famiglia muore di fame! I miei mi mandarono a scuola. L'inglese dovevo impararlo. E in un quartiere italiano non ci sarei riuscito. E lì incontrai Joe. Vito, avanti, sbrigati! Col tempo io e Joe diventammo grandi amici. E dato che eravamo entrambi poveri e non c'era lavoro, merda, avviammo una piccola attività in proprio. Sì, ma che sfiga, dai! Proprio fermo, quando stai sfondando polizia! La vetrina, c'è il poliziotto fermo! Di turno. Vito, de qua! Sì, ma tirategli un pugno in faccia, non lo so, è da solo. Uno lo blocca e l'altro lo randella fermo, di botte. Aia, c'ha la pistola. So. Ok, bastardo! Gambe aperte, bene in vista. Mi dispiace, Vito. Beh, quella volta non andò tanto bene. Era il 43. L'America era in guerra e l'esercito cercava gente che parlasse siciliano per l'invasione. Avevo 18 anni e tutto era meglio della galera. Chi lo dice che a casa non si torna? Operazione Aschi. Ero nel 504 paracadutisti. L'11 luglio avremmo dovuto lanciarci sulla costa sud della Sicilia, ma ci colpirono e dovevamo lanciarci ben oltre le linee d'India. Rimanimmo in 3. Senza la resistenza locale saremmo morti. Così, quando i soldati di Mussolini arrivarono in paese facendo il loro comodo, restituimmo il valore. Se nessuno parla, quest'uomo morirà! Ok, vediamo di dare una mano a quel povero Cristo. Allora, vai, perfetto, presa. Buono, ok, il tipo si è salvato. Mi consolo. Gli si è inceppato il mitragliatore, aspetta. Ok, fatto fuori anche questo. Resta Fritz qua da quest'altra parte. A posto. Ok, vediamo di assaltare il villino qua del Berlusconi di turno. Occhio ragazzi. Wow, gli hanno crivellati di colpi. Lei è buono o cattivo? No, lei è buono, è molto americano. Signori, passiamo dalla finestra. Ok ragazzi, occhio, andate in copertura, che stanno crivellando di colpi praticamente tutti. Guarda lì dove sono. Oh, sono qua fuori. Allora, possiamo equipaggiare una granata. Perfetto. E gli facciamo un bel Kinder Sorpresa. Oh porco cane! No, 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 no! Ehi, Scaletta, ancora tutto intero? Sì, ma per puro miracolo! Allora muovi il culo e andiamo! Signore! Prendi tutte le porco cane, c'è una leggera concussione! Ok, recupera tutto, perfetto! Vediamo, speriamo qualche pistola, qualcos'altro. Piano, ciccio! Occhio, 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 occhio! Aspetta, aspetta! Signore! Ti affermo che c'ho una mira del Menga, ok? Come è venuto giù il tipo? Facciamo finta di nulla che è meglio. Perfetto, nel frattempo ho recuperato una mitragliatrice che ci tornerà molto utile. Endo vai, mando vai. Pensavo di essere il furbacchione atletico. Ok, fatto fuori anche l'altro tipo. Qua non trovo nessuno ragazzi. Apri tu la porta ciccio. No, sfondo io di prepotenza. Ma stati buono te, ma stati buono. Signore, l'ho salvata. Come l'ho detto. Beh, dobbiamo passare di qua. Andiamo! Sì, ma occhio che sarà pieno zeppo di nemici! Guarda lì che stanno battendo in ritirata i bastardoni! State in copertura, ragazzi! Non fatevi fregare, aspetta! Ok, fermo lì! Ci sono proiettili per tutti, ok? Ha battuto anche l'altro, aspetta che ce n'è un altro lì! Buongiorno, signore! E addio, signore!
Ok. Merda, dovremmo averli eliminati tutti. Forza, torniamo dentro. Sì, siamo un po'. Oh, ma sei scemo. È morto malissimo. È morto proprio tanto male. Ok, usa la MG e difendi il municipio. Che pensi mi con la MG? Ma rideci tutti. Maledetti. Quanta gente sta arrivando. Porco cane, è un'offensiva in pieno stile. Guarda quanti. Ti butto giù anche la statua di Mussolini. Forte sega. No, la statua a quanto pare resiste più del previsto. Aspetta. Ragazzi, ragazzi, stanno arrivando unità pesanti. Un aiutino veloce. Non riesco a far fuori tutti. Beh, non gli sparo neanche al carro armato, perché c'è uno. Non gli fai una ciola di niente. Credo che mi abbia un attimino individuato. Vito, corri. Vito, co... Dimmi che siamo ancora vivi, se no Mafia 2 dura poco. Davvero Don Calò? Cace e tu. Un congè quando Samaretà come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani. Non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Bravo Don Calò! Votate Don Calò! Boss della mafia siciliana. Quel giorno un'intera guarnigione si arrese. E perché? Perché glielo ordinò. Hai capito, Don Calò? Capitolo 2! Casa dolce casa, 2 anni dopo! Empire Bay, 8 febbraio 1945! Non so per quanto riuscirò a fare sta voce! Ok, allora, sembra che il nostro Vito sia riuscito a ritornare a casa in un modo o nell'altro. Io di questo passo invece ci muoio a casa! La mia fortuna finì nel 45 per una pallottolana alla gamba. Quella mi fermò. Prima l'ospedale e poi in licenza per il mese, così tornai a casa. Almeno per un po'. Oh, il nostro miglior amico, quello che ci ha abbandonato davanti alla polizia e sembra che non sia ancora in buoni rapporti con le forze dell'ordine. Vito, qui sono. Joe. Ben tornato a casa. Come l'hai saputo? Ho le mie fonti. Dai, facciamoci un giro. Bella macchina. È in dotazione. So che vuoi andare a casa, ma prima facciamoci una birra. Ma certo. Sono le 8 del mattino, ma vabbè, dettagli, non ci sono problemi. Ecco. Empire Bay. Dimmi, ti manca? Certo che mi manca. Anche se non è che mi ha trattato bene, ma è sempre meglio di una trincea. Ma sto tempo di... Dicono che è l'inverno più rigido di sempre. Secondo i giornali durerà ancora per 7 settimane. Ma non preoccuparti. Vedrai che un drink ti scalda. Da quanto tempo non viviamo insieme? 2 anni? Quasi 3. Era il party di Tony Sacchelli, vero? Andiamo, Vito, so. L'ultimo drink insieme è stato dopo il funerale del tuo vecchio. Poco prima della tua partenza, te lo ricordi, no? Non sono passati neanche 5 minuti e già parliamo della morte di mio padre. Cambiamo argomento, ti va? Mio amico, com'era da quelle parti? Leggevo sempre il giornale per vedere cosa succedeva laggiù. E sai quanto odio leggere. Già, e si nota un attimino. È vero? Più o meno. Ci ha dato una mano un certo Don Calò. Conosco della gente come lui qui, mafiosi. Se lavori per loro sei a posto, se le fai incazzare sei morto. Ti sei dato da fare, eh? Già, hai avuto una medaglia, giusto? Dal vecchio Patton in persona. Oh, allora sei un vero eroe di guerra, eh? E poi cosa hai fatto? Ti sei scordato un paio di siciliani e sei tornato a casa, eh? Più o meno, più o meno. Il vecchio paese. Da queste parti ti puoi fare qualunque cosa che respira, non gliene frega un cazzo a nessuno. Alla salute degli Stati Uniti e al tuo ritorno. E alla salute del DeLong Gamer che dovrà censurare 8026 parolacce. Salute. A salute, 100 anni. Com'è che sei tornato? Sei uscito prima per buona condotta? Nah, mi sono preso una pallottola, sono stato un po' in ospedale e ora sono in licenza. Oh, aspetta, aspetta, vuoi dire che devi ritornare là? E che cosa pensavi? Non è ancora finita. Ma tu non vuoi tornarci, vero? Certo che no, ma che ci posso fare? Un minuto, aspetta qui. Porco cane, è davvero tanto ammanicato, Joe. Non pensavo. Quindi probabilmente lui ha lavorato per anni per i mafiosi del luogo. Giuseppe, sono Gio. E adesso ha le conoscenze giuste. Il lavoro della settimana scorsa. Il suo nome è Vito Scaletta. Ok, senti qui. Pare che la tua ferita sia molto più seria di quanto sembrava. E i dottori dicono che non puoi più combattere. Oh, ehi, non dirmi che... Come ti ho detto, le mie conoscenze. Avrai tutte le carte ufficiali domani. Quando si tratta di avere i timbri e le firme, è solo questione dei soldi. Stai scherzando, vero? Non è un po' pericoloso? Sai, sono io che rischio di finire in galera.
E come faccio a pagare? Ci ho pensato io. Prendilo come regalo di bentornata a casa. E non preoccuparti, i documenti saranno puliti. Ora puoi cominciare a pensare a quello che vuoi fare. Certo. Ma prima devo andare a casa. Va bene, vuoi un passaggio? No, grazie. Faccio 4 passi per vedere cos'è cambiato. Come vuoi. Salutami tua sorella. Dopo vieni a trovarmi. Abbiamo tante cose da dirci. Non ci credo, mi hai fatto congelare. Grazie. Vediamo più tardi. È bello riaverti qui. Ed eccoci ritornati a casa. Vediamo di raggiungere velocemente nostra madre, perché qua fuori fa un freddo bestia. Dai Maria, lascialo venire. Ma che state combinando? Guardate, lui non va da nessuna parte. Ma è solo una birretta. Non puoi far bere a tuo figlio di 5 anni a birretta. Avanti, porco cane. Ma santo cielo, sta gente. Questo ovviamente è un quartiere relativamente povero. E sembra che molti negozi stiano anche chiudendo. Bendamaci! Sono tornato. Vito, il mio ragazzo. Il mio ragazzo è a casa. Non pensavo di rivederti. Madre, mi tocco le balle, scusi, eh. Quanto ti abbiamo aspettato, Vito. Sorellina, come va? Francesca. Oh, sono così vieni contenta. Qui. Siediti, siediti. Avrai fame, figlio mio. Francesca ti ha preparato un pranzo speciale. Zuppa di pollo. Ma senza pollo, perché siamo poveri. Sono solo verdure in pratica. Wow, sembra buono, Franny. Peccato che tuo padre non può più vederti. Il suo orgoglio saresti, Vito. Già, sicuro? Vito, bada come parli. Scusa, mamma, scusa. E prima la preghiera, santo cielo. Scimonito. Dici, signore, questo cibo che per la tua volontà stiamo per prendere. Dovresti riposarti. La tua stanza è proprio come l'hai lasciata. Ah, ancora in disordine. Potevi almeno fare le pulizie in 2 anni, madre. Ma vabbè, dettagli. Come va, sorella? Tutto bene? E a voi com'è andata? Franny, cos'hai combinato? Vivo ancora qui con mamma. Ho un bel lavoro d'ufficio. Ci pago i conti e ho cominciato a saldare qualche debito di papà. Francesca, per favore, non parliamone adesso. Beh, una cosa è certa, la casa è migliorata rispetto a quando sono arrivati qua negli anni 20-30, santo cielo. Ragazze, io vado a dormire, grazie per la cena. Non era una cena, ma vabbè, dettagli. E ci vediamo domani mattina. Guardate la camera di Vito, a quanto pare era appassionato di baseball e via dicendo. Col sacchiotto dietro, Vito, sei un bambino grande ormai. Allora, dovrei tornare presto. A quanto pare... no. Ma se ne è occupato Joe per me. Joe, vuoi cacciarti di nuovo nei guai? Mamma, vuoi che torni di nuovo a farmi sparare? No. Ecco, vedi? Forse Joe mi ha salvato la vita. Promettimi che non te caccerai in altri guai con quel Joe. Tuo pace lavorava per un uomo al porto che si chiama Pappalardo. È nel sindacato. Potresti parlare con lui. Lavorare sodo, come faceva tuo pace. Va da lui. Promettimi che andrai a parlargli oggi stesso. Ok, mamma, ok, promesso. Grazie a Dio. Donna, puoi fidarti ciecamente di tuo figlio, assolutamente. Ok, mia sorella è andata al lavoro e noi vediamo di raggiungere casa di Joe. Il problema è che non ho una macchina. Vabbè, dovrò andare a piedi, poco male. Non me ne frega niente. Mi dispiace. Non mi interessa. Mi troveremo i soldi. Glielo prometto. Quello che hai. Che succede qui? Vito! Fatti gli affari tuoi! No! Ah, sì? Sì. Ho la vaga impressione che sia un mafioso o uno strozzino. Allora, posso attaccare direttamente e schivare con spazio, quindi tengo premuto. E quando lui mi attacca, Vito schiva direttamente. Ok, abbastanza pratico. Aspetta, metta un altro paio di cragnottoni sul gengive. Ti insegno io a palpeggiare, mia sorella. Come ha fatto a prendermi che puntavo dall'altra parte? Ok, ora non si dovrebbe più rialzare. Porco cane, un calcio in faccia. Bravo, bene, levati dalle palle. Ve ne pentirete. Tutte e due. Ma che diavolo voleva? Mi dispiace, Vito. Non volevamo farti preoccupare per questo. Farmi preoccupare per cosa? Avanti, dimmi che succede, Franny. Prima di morire, papà ha preso dei soldi, tanti soldi, da uno strozzino. Pensava di trovare un lavoro migliore e di ripagarlo. L'abbiamo scoperto subito dopo che eri andato in guerra. Quanto? $2000. Porco cosa? Cane! Sono una cifra immane negli anni 40. Vuole tutti entro questa settimana, altrimenti la cifra salirà ancora. Non farò mai tanti soldi giù al porto. Chi è non questo tizio? Non lo so, mamma non me lo dice. È tutto ok, Vito. In qualche modo ce la faremo. Non preoccuparti. Ci penso io. Promesso. Grazie, Vito. Mi raccomando, sta attento.
Oh beh, sicuramente Joe è ammanicato con molti personaggi qua ad Empire Bay. Potrebbe probabilmente trovarci il lavoro giusto per guadagnare un sacco di soldi, prendersi una marea di proiettili e morire molto probabilmente giovani. Ok, allora andiamo di attraversare. Aspetta che non mi faccio un meter shot, porca di quelli per porca. Beh, devo dire che con questa Definitive Edition, nonostante sia solamente una remastered, hanno fatto comunque un ottimo lavoro. Le texture sono davvero di ottima qualità. Non vedo l'ora di entrare nel pieno dell'azione. C'è anche un bel motore fisico, se ricordo bene, Mafia 2. Perfetto, dovremmo intanto essere arrivati a casa di Joe. Il problema è che non ho la più pallida idea di dove abiti. Buongiorno signora, scusi. Sa dove vive Joe Barbaro? Sulla destra delle scale. E gli dica di smetterla di fare baccano di notte. Se non gli piace, che si trovi un altro posto. Ma che signora simpatica e a modo, santo cielo. Disturbo? Ah, figurati. Entra, parliamo. Oh. Ma che fai? Ma Joe, ma dai! Porco schifoso. La signora non aspettava altro. Tornavo dal bar, ti stavo aspettando. Va bene, ragazze, basta così per ora. Affari. Tornate domani, riprenderemo da dove abbiamo interrotto. Ma tutte mezze nude, dai! Dai, Joy, perché smettere quando possiamo divertirci? Il divertimento è finito, piccola, un'altra volta. Vito e io non ci vediamo da un sacco di tempo e abbiamo molto da recuperare. Com'è andata a casa? Bene, anche se mamma non era contenta quando ho parlato di te. Sai com'è, vuole che faccia un lavoro pulito. E ne cercherai uno? Non lo so, ma non voglio fare gli stessi errori del mio vecchio. Devo pagare i suoi debiti e poi trovare un posto dove vivere. Voglio i soldi e non li farò timbrando il cartellino. Ehi, puoi stare da me per tutto il tempo che vuoi e troviamo un bel lavoro per fare tanti soldi senza che ti ammazzi, va bene? Musica per le mie orecchie. Per ora vivo coi $20 alla settimana che mi dà lo Stato. Conosco molte persone che pagano bene per lavori, diciamo, rischiosi. Sono sicuro di poter trovare qualcosa per un vecchio amico. Lavorare da felliti, poco ma sicuro. L'hai detto. Per prima cosa devo farti conoscere Giuseppe. Così possiamo prendere le carte di congedo. Andiamo. Porco cane, si è vestito in fretta, eh. Era in mutande fino a due secondi prima. Questo li hai fatti negli ultimi 3 anni. Negli ultimi 3 mesi, direi. Ho avuto appena il tempo di arredare questo posto. 3 mesi? Minchia. Porco cane. La gente giusta e tu sei a posto. Perché conosci me. Ok, buono a sapersi. Scusate, ho sbagliato porta. Allora, hai pensato a cosa farai adesso? Hai detto che mi facevi conoscere questo Giuseppe. No, volevo dire, sai, in senso generale. In guerra hai mai pensato a cosa fare una volta tornato? Non proprio. Beh, oltre al solito. Sai, trovare una bella ragazza, sistemarsi. Ehi, credi che potrei... Cosa, Vito? Guidare? Le strade sono ghiacciate, non hai mai guidato un'auto prima. Giù, in guerra ho guidato per quasi tutto il tempo. Già, ma questa non è un carro armato, è una delle più belle auto in giro. Non guidavo un carro, ma una Jeep. E minchia è una Jeep? È una... Fa lo stesso, mi fai guidare oppure no? Va bene, con le chiavi, basta che stai attento e non mi rompi il... Ma perché ce l'hai come, allora, santo cielo? Un po' di freddo fuori, devi dare un po' più di gas del solito. E quel pedale là, sulla destra. Lo so, Joe, lo so. Già non lo sopporto, Joe, ammetto, è abbastanza fastidiosetto. Ehi, piano, rallenta un po', non c'è bisogno di farsi fermare per niente. Oh no, i limiti di velocità, Pietro, questa volta ci sono, dannazione. Joe, ma cazzo vuoi che ne sappia? È l'ora di andare a prenderti una macchina. Mi piacerebbe se potessi permettermela. E chi ha detto che la deve pagare? Oh, ok, cos'è? Le regalano col Dixang adesso per caso? Perfetto, nel frattempo sono arrivato e mi sono ricordato come si attivava il limitatore della velocità. Oh, ma guarda che bellezza! Bella, una Jefferson del 42. Con una macchina come quella sarebbe un vero peccato rompere il finestrino. Vai da Giuseppe a prendere un paio di grimaldelle. Benvenuto all'Emporio di Giuseppe, il paradiso dei ladri. Se cerchi qualcosa, lui ce l'ha. Ti può vendere addirittura un porto ad armi false e un congedo se sei stanco di farti sparare nel culo. Hai capito, signor Giuseppe? Non vedo l'ora di conoscerlo. Ehi, Giuseppe, ti ho portato un nuovo cliente. È uno a posto, vero? Sì, signore, completamente. È Vito, un vecchio amico. Questo è Giuseppe, il miglior scassinatore di Empire Bay. In pensione, prego. Come te la passi? Sono per te le carte? Proprio così. Beh, le hai già fatte. È stata una rottura, ma sono pronte. Beh, grazie. Funzioneranno, vero? Nessuno dell'esercito ti darà più fastidio, credimi. Visto? Che ti avevo detto? Ecco i soldi. Prendi i documenti, Vito. Ci servono anche dei grimaldelli? Sì, ci servono. E indovina chi le paga?
Va bene, me li pago da solo. Ogni grimaldello costa ben 7 dollari. Ah, oh, santo cielo, va bene, acquistiamone un po', perfetto. Ah, ora mi ricordo, allora dovevo muovere il perno. E quando era sul verde potevo cliccare e passare al perno successivo. E voilà. Ok, più semplice del previsto. Di sicuro più semplice che su Skyrim. Perché? Chi mi ha visto? Da dove? Porco cane, c'era il poliziotto dietro l'angolo. Agente, la mia auto, giuro, come ha fatto a vedermi? Ma non è ancora finita. Assalto a pubblico ufficiale. Ma no, è un'impressione che c'è ghiaccio, mi è scivolata la macchina. Ok, allora vediamo di fargli perdere le tracce. Non attivo neanche il limitatore, che ho capito come funziona. Ho trovato il tasto giusto. Bene. Oh, ci stanno forza cercando. Ti piace la macchina? Non male, penso che la terrò. Bene, andiamo a cercare una carrozzeria. Offrono proprio il servizio che fa al caso. Potevi aspettare 3 secondi, Ciccio. Ci ho pensato io, non ti preoccupare. Va bene un carrozziere qualsiasi, conosco quello che li gestisce. Pertanto dobbiamo cambiare la targa dell'auto, altrimenti se ci individuano lungo le strade scatterà un nuovo inseguimento. Credo che questo sia lo sfascio carrozze. Parcheggio davanti alla porta del garage. Non solo mi ha cambiato la targa, ragazzi, ma me l'ha fatta addirittura personalizzare. Ho scritto davanti Mr. Long. Ah, troppo pacchiano. Adesso dovresti conoscere Mike Bruschi. Potrebbe avere qualche lavoretto per te. Ok, dov'è? Ah, uno sfascio carrozze a Riverside. Non ti puoi sbagliare. Ok, aspetta che riattivo il limitatore in modo tale da non dover di nuovo cambiare la targa. Quello alla carrozzeria. Ah, Tommy, è il nipote di un mio amico. Dovresti vedere come si muove. Un paio di settimane fa eravamo a ballare a Oyster Bay. Ha mandato tutte le fuori di te. Addirittura. Quanto occhio che c'era pula, occhio che c'era pula. Scherzi, non mi serve sapere ballare. Io ci so fare, amico. Adesso ti dico un paio delle mie frasi migliori, così forse non ti tocca passare troppe notti ad ammazzarti dei segni. Ma basta! Eccone una. Ehi, hai uno specchio in tasca? Perché riesco a vedermi nelle tue mutande. Ma no, ma dai, ma che tristezza, la sapevo anch'io. Porco, che hanno fatto fuori il lampione. E senti questa. Ehi, perché non andiamo a casa mia a giocare ai mimi? Tu fai la porta e io ti sbatto. Ah, oh mio Dio, non so che donne frequenti Joe. Cos'è la differenza tra il sesso e quattro chiacchiere? No? Che dici? Vieni da me a parlare. Ma per favore, ma dai! Inoltre, come potete vedere dalla mappa, se non ricordo male, Mafia 2 aveva un'impostazione alla GTA. Dovevi far benzina, potevi riparare i veicoli, comprare oggetti, c'erano i baretti e via dicendo. Perfetto, nel frattempo sono arrivato dal signor Mike. Vediamo un po' di parcheggiare. Ah no, parte il filmato. Ma guarda che c'è. Ehi, Mike, ciao, bello. Ciao, che sorpresa. Minchia, Mike, potreste lavarti quelle cazzo di mano ogni tanto? Ora devo farmi il bagno. Ehi, stavo lavorando. La gente che lavora alle volte si sporca, sai. Tra l'altro me le sono appena pulite. Con cosa? Lo stesso c***o di straccio che usi per pulire il bagno? Testa di minchia. Dacci un taglio. Sei dell'ufficio sanità o sei qui perché vuoi fare affari? Affari, chiaramente. Questo è il mio amico Vito. Vito, questo è Mike Bruschi. Non stringergli la mano, non ho così tanto sapone a casa. Ma che schifo! Io e Vito siamo vecchi amici. È appena tornato dall'Europa e gli servono soldi. Così io ho pensato che potevo aiutarti col tuo problema di ricambi. Posso garantire per lui. Ok. Joe ti ha parlato dei nostri affari, giusto? Sì. Senti, voglio solo auto normali, niente di speciale. Ti do qualcosa per ogni auto. Prendo solo quelle che riesco a gestire. E non portarmi gli sbirri, ok? Se ti seguono fin qui, io non ti ho mai visto prima. Mi hai capito? Capito. Cristo, Mike! Mi hai sporcato il cappotto con quelle manacce sporche. Mi ha costato una fortuna. Va bene, datti una calmata o te li infilo nel... Costa la vaggia sera. Santo un sacco. Dio. E chissà se riusciranno mai a togliere questo schifo. Ma vuoi stare zitto? Oggi mi serve una Walter Coupé. Ho un po' di gente che cerca dei pezzi, ma non trovo un'auto. E beh, perché tu non sai ovviamente dove guardare. Ogni volta che passo per Hunter, se ne vedo una parcheggiata vicino a un bar. Il posto è Lone Star. È chiaramente un bar dedicato al sottoscritto. Darei troppo nell'occhio. Va bene, senti, ti do 350 dollari. Ne vale la pena, no? 400. Va bene, d'accordo. Va bene, Vito, andiamo, andiamo. Nel frattempo ti manderò il conto della lavanderia per il cappotto. Se fai pure, cambierò indirizzo. Oh, Vito, prende qua. Non si sa mai, però. Ehi, Mike, posso provarla qui fuori? Certo, fai come ti pare. Ok, abbiamo un'auto che fa il caso nostro proprio laggiù. Avanti. Mira quel vecchio rottame. Mi ricorderò male, ma se sparavi al serbatoio, l'auto esplodeva lì sta. Non mi ricordavo male. Mi ricordo una barzelletta sui polacchi. No. Ora che ci penso. Stai buono, Ciccio, per favore. Basta sparare. Abbiamo del lavoro da fare.
Buono gente, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua, tranquilli che Mafia 2 è decisamente molto più longevo di Mafia 1, quindi avremo un sacco di episodi che ci attenderanno. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace se anche voi vi siete divertiti e noi ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao ciao!